Dunque, vediamo un po'. Allora, speriamo si veda, qui la luce sta andando via. Classica, verde oliva. Abbiamo un pezzo con il manico, il primo coperchio. Questo che si può vedere qui, questa parte, serve poi per prendere e eventualmente levare dal fuoco il secondo pezzo, cioè questo come si può vedere qui ha un taglio. Questo può essere utile per infilare la lama di un coltello per dire e sollevarlo, oppure come cioè, fatto apposta utilizzando questo e si ha praticamente una cosa fatta come così. Quindi da una parte ci può essere una pietanza e dall'altra un'altra. Questa parte invece più grossa, che praticamente serve per cucinare, credo tenga, adesso non sono sicuro sinceramente, però cioè non so se tiene 1 litro, meno di 1 litro, 1,5 litro. Comunque, qui ci sono 3 tacche, come si può vedere, una qua, una un po' più sopra e una qui. Credo che sia la prima tacca meno di, dovrebbe essere 250, 250, credo che tenga 750, però non sono sicuro. Comunque queste 3 tacche servono per misurare l'acqua, quindi se si deve fare una preparazione con del cibo secco, cose di questo genere. Questa quindi si mette sul fuoco. Da una parte il manico rimane bloccato in questo modo qua, cioè non va a finire sotto la gavetta. Dall'altra parte invece il manico è libero e va a finire sotto la gavetta. In posizione dritta invece, tirando verso l'alto, il manico rimane bloccato. Quindi, come si può vedere, ecco, si può fare una cosa di questo genere qua. Non so se sia sinceramente, cioè se si riesca utilizzandolo così a vuotare un liquido che c'è dentro, cioè se fosse piena d'acqua per fare un tè, però ho visto un modo con un legno fatto praticamente biforcato, utilizzandolo in questo modo si può versare il contenuto senza rovinarsi. Questa padellina qui può essere usata anche lei per cucinare, magari per friggere qualcosa. Quest'altra qui, per dire, è possibile utilizzarla anche, penso, mettendola sopra. Cioè, ovviamente se la parte sotto non è completamente piena, si può scaldare due cibi in una volta, quindi sotto per dire, non so, fare qualcosa con tipo un purè, cioè che richieda del liquido. E nella parte di sopra invece per esempio mettere una scatoletta di carne e far scaldare il tutto nello stesso momento, quindi o appendendo la gavetta sopra un fuoco oppure appoggiandola sopra un fornello, tenendo in modo che il manico non finisca sotto e quindi non si riesca più poi a prenderla senza una pinza. Io l'ho usata oggi. Ho fatto, vabbè, i soliti noodle, niente da dire, ce li ho fatti sul fornelletto a gas da campeggio. Questo è carina, dai, per 5 euro mi spiaceva lasciarla là.
Queste cornacchie come si divertono. Sono le 5:30, il sole è andato.